Dal 2015, alcuni dei più importanti musei italiani sono diretti da professionisti stranieri selezionati con un bando internazionale. Sono storici dell'arte, archeologi, manager. Tra le loro competenze c'è anche la perfetta padronanza della nostra lingua. In questi brevi colloqui ci spiegano cosa li lega all'Italia e perché è l'italiano la lingua dell'arte, del piacere e della bellezza. Ecco l'opinione di Peter Asman, direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Direttore, lei ha fatto un ottimo lavoro. I visitatori nel 2016 in questo museo sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. Oltre 363.000 persone, registrando il 51% in più. Qual è il suo segreto? Non è un segreto. Il segreto si chiama lavoro, si chiama avere una visione, avere un po' di soldi, un po' di personale, un po' di spazio a disposizione. È di lavorare ogni giorno su eventi, su un diciamo sempre più grande orizzonte della strategia per sviluppare un museo. Molto bel museo perché è una bellezza ancora un po' nascosta, quindi molti conoscono, facciamolo così, di citazione Mantova, sono forse anche stato qua a vedere la Camera degli Sposi, ma noi abbiamo a disposizione 1045 spazi. Quindi dico un po' di battuta, dopo il Vaticano siamo noi. È una meraviglia, è un paradiso per architetti, ma anche un po' di inferno, dico, perché c'è così tanto da fare, che c'è così tanto da sviluppare, ma un lavoro che amo molto e spero che si sente che adesso c'è un'emozione. Lei parla un italiano quasi perfetto, a che cosa lo deve? No, grazie, non posso accettare quel complimento perché di più io conosco l'italiano, di più mi vengono fuori le mancanze. Sai, l'italiano è una lingua così bella, così con tanti livelli, così con tanta ironia, poesia, quindi si può sempre sviluppare questa lingua. E sento una grande mancanza del vocabolario, eccetera, ma mi posso spiegare. Secondo lei ci sono delle cose che si possono dire solo in italiano? A questo punto devo dire che sono anche un scrittore. Ho pubblicato tanti libri, sia di poesia, sia anche un romanzo sull'amore e l'Italia, eccetera, ma in lingua tedesca. Quindi la mia lingua del tutto, la lingua d'arte, è lingua tedesca. E questo era anche un grande problema per me. Per la prima volta ho vissuto un anno circa in Italia, fine anni 80, e poi sentivo la mancanza della mia lingua e poi mi sono trasferito e sono tornato in Austria. Quindi conoscendo quel problema, io sono venuto qua anche a mettermi alla prova. Posso continuare a scrivere la mia poesia qua, in quell'ambiente italiano? Io ci riesco, quindi... Ma a questo punto devo dire sì e no. C'è un certo tono di ironia, che un certo gioco di lingue, ma quello esiste in tutte le lingue, ma in tutte le lingue diverse. Conosco abbastanza bene anche l'inglese, quindi anche come artista lavoro con queste lingue. Dipende dalla situazione, così lo direi. Volendo fare un invito ai giovani del mondo a venire a Mantova a visitare questo splendido museo e a studiare l'italiano, cosa direbbe? Venite, perché è molto molto bello. Venite, perché ci sono delle sorprese. Venite, si può imparare così tanto di una cultura che ha una profondità immensa. Grazie.